Amici Paddock News, buonasera dal Belgio. Siamo qui sul circuito di Spa-Francorchamps per un commento alla sessione di qualifiche disputata questo pomeriggio. Nico Rosberg scatterà nuovamente davanti a tutti, avendo fatto segnare il miglior tempo e conquistando la pole position. Dietro di lui il giovane Max Verstappen, sicuramente a suo agio sulla pista quasi di casa qui del Belgio, deciso a fare bella figura su quello che è il tracciato più tecnico e forse più leggendario della Formula 1. Dietro di loro la notizia del giorno sono le due Ferrari che conquistano la seconda fila, con Vettel battuto da Raikkonen in grandissima forma. I due ferraristi si sono messi dietro la Red Bull di Ricciardo, che scatterà quinto a causa di problemi nel setup sicuramente nella giornata di oggi. E dietro ancora si trovano le due Force India, che avevano spaventato forse leggermente i ferraristi nella giornata di ieri per l'ottimo risultato nelle prove libere. Ci sono dei buoni motivi per sorridere per la Ferrari, seppure timidamente, perché il ritmo è buono, la velocità è alta, il setup sembra quello giusto, il bilanciamento pare quello migliore. Quindi si aspetta sicuramente una gara all'attacco che potrà regalare qualche soddisfazione. Hamilton, come sappiamo, scatterà ultimo, accanto ad Alonso in ultima fila, sicuramente molto suggestivo avere i due campioni del mondo vederli scattare al fondo dello schieramento. L'incognita per tutti è quella delle temperature. Domani sono attesi di nuovo circa 30 gradi, come oggi durante le qualifiche. La gomma Super Soft ha sofferto di blistering, quindi probabilmente con il gran caldo non sarà la scelta migliore per la gara. I ferraristi, tra i primi della griglia, così come Ricciardo e Rosberg, hanno la possibilità di scattare con gomma soft, avendo utilizzato questa mescola per registrare il tempo in Q2, quindi sarà sicuramente un'altra variabile che andrà a mescolare le carte per la gara. Si attende un Gran Premio sicuramente frizzante, sicuramente complicato, sicuramente difficile, come è sempre qui a Spa. L'appuntamento quindi è per domani, alle 14 con la gara, e a seguire il nostro report qui dal Belgio. Buona serata a tutti.